Allora, prima di lasciarvi all'haul, vi volevo dire qualche piccolo appuntino sul giveaway. Allora, innanzitutto io vi ringrazio di cuore di tutti i bellissimi messaggi che mi state scrivendo. Grazie, grazie, grazie per tutte le persone che stanno partecipando. Io vi rimetto sempre la scheda informativa perché se qualcuno passasse da questo video e non ha visto che c'è un giveaway nel mio canale, se vi fa piacere, partecipate. Vi volevo fare due piccole comunicazioni a due ragazze. Una si chiama Cree Infinity. Io ho visto che nelle notifiche tu mi hai lasciato un commento per partecipare al giveaway. Il problema è che non so se sia finito nello spam o se l'ho cancellato per sbaglio, ma non penso. Comunque, non mi risulta più il tuo commento sotto al video. Quindi io purtroppo per darti un numero mi devi fare la cortesia di riscrivermi un commento. Quindi ti prego, se vedi questa parte di messaggio, riscrivimi un commento per partecipare, io ti darò un numero, ok? Sempre sotto al video del giveaway. E volevo dire pure ad un'altra ragazza che mi segue, che si chiama Andrea, tu sai chi sei, che mi ha scritto su Instagram, per favore pure tu, dato che il giveaway l'ho fatto per il canale, non posso accettare commenti al di fuori. Quindi cortesemente, se mi scrivi un commento, sotto al giveaway, sotto al video, io ti do subito un numero così che tu ti metti, insomma, ti posso mettere, nella lista appunto dei numeri e poi quando faccio l'estrazione, vediamo appunto chi esce. Questo lo sto facendo, ragazze, per essere il più trasparente possibile. Infatti, se voi vedete, io non vi sto rispondendo ai commenti. E mi dispiace perché mi state lasciando dei commenti meravigliosi. Quindi io vi mando un bacione ad ognuna di voi perché veramente mi state scrivendo delle cose bellissime. Grazie di cuore. Tenete conto che io, sebbene non vi risponda, ma perché devo fare sempre queste cose alla Leopardi? Anche se non vi rispondo, tengo conto di tutto quello che mi scrivete e ne sono felicissima e anche di tutte le idee per i nuovi video che mi state dando. Quindi grazie, grazie mille a tutte quelle che stanno partecipando e se qualcuno passa di qua tenete conto che c'è questo giveaway aperto nel tempo fino al 28-29 di marzo che chiuderò il giveaway. Se c'è bisogno di fare qualche comunicazione, ve la farò tramite altri video. Comunque, in questo caso volevo avvertire queste due ragazze. Quindi, se ci tenete a partecipare, per cortesia, riscrivetemi un commento sotto al video, ok? E niente, vi ringrazio tantissimo e vi lascio a quella deficiente che vi fa vedere delle cose che ha comprato, perché sta sempre a comprare roba questa, quindi c'è gentaglia proprio. Vabbè, ciao. Ciao a tutti amici, benvenuti in un nuovo video. Vi voglio far vedere delle cosine che ho preso alla Lidl. Perché mi è andato alla Lidl? Me lo sapete dire, basta. Comunque, praticamente io vi ho sempre detto che purtroppo, o per fortuna, la Lidl non ce l'ho vicina. E praticamente quando uscirono queste cose quel giovedì di tanto tempo fa, Rosa prese la Brum Brum, la macchinuccia, e si fece 20 minuti di macchina per scoprire che nella sua città queste cose non erano mai arrivate. Adesso che ho saputo che sono ritornate, me la sono fatta correre e me le sono andate a prendere. Sono andata prima nella città di Santo Subito, ho trovato una prima tranche. No, di pizza, anche se sembrerebbe, di cose. E poi nella mia città sono riuscita a reperire altre cose, quindi diciamo una parte mi sono state regalate da Santo Subito e dall'altra da Santo Padre, che non sarebbe il Papa, è Santo Padre mio a me.
Praticamente ho trovato alcune cosine di cui sono felicissima. Le cremine che vi farò vedere adesso, queste per il viso, io già ho iniziato ad utilizzarle perché ne ho altre due confezioni. Sì, ho fatto schifo, praticamente per colpa di quel vecchio giovedì dove mi hanno fatto soffrire quando sono arrivata là, io mi sono fatta fuori tutto il negozio. Comunque, ho preso tutte queste cremine qui, che io praticamente nella prima tranche. Cioè, nella prima volta che ho svuotato la Lidl, ne avevo prese solo 4, poi adesso ne ho prese altre 2 perché bisogna fare schifo fino in fondo nella vita. Ho preso la Night Cream, questa qui, versione anti-age, che è quella lì al melograno. Poi ho preso tutte e due tipi. Che cosa sto dicendo? La Day Cream, che sarebbe quella lì per il giorno, alla rosa canina, Wild Rose, che sarebbe rosa selvatica, però in realtà qui sta scritto alla rosa canina, contiene un pregiato olio essenziale di semi di rosa canina d'agricoltura biologica controllata. Mi raccomando, controllata. Ho preso anche questa qua che è la face cream, sarebbe la versione giorno di questa qua, sempre al melograno. Trovate anche la versione notte, volendo, di questa qui alla rosa canina. Io ho fatto così perché in realtà cioè volevo provare tutti e due i tipi. In realtà hanno tutte e due delle profumazioni bellissime. Io però in modo particolare apprezzo questo qua al melograno. Ho visto che alcune ragazze dicevano che effettivamente era un pochino stucchevole, ma a me piace, quindi però anche questa ha un buonissimo profumo, un pochino più delicato. Comunque io ho iniziato ad utilizzarle, mi sto trovando bene, non mi sento di farvi una review perché comunque ci vuole il tempo. Alla fine sono 3-4 giorni che le ho prese, quindi non è che vi posso fare la review. Comunque voglio solo farvi vedere che sull'app Beautiful, ce la posso fare. Beautiful, andiamo. Sull'app Beautiful, mettendo scritto Sien. Perché praticamente in realtà SAP Beautiful dà la possibilità di mettere il codice a barre, però non me li trova perché in realtà spiegatemi voi se questo vi sembra un codice a barre. Questo non è un codice, cioè è un codice a barre un po' alla cazzo, ma parliamoci. E giustamente sul telefono mi è uscito scritto che cazzo mi fai vedere, cioè è giusto pure, c'hai pure ragione. Quindi ho deciso di scriverlo con le zampine, così me la trova e facciamo forse prima, perché io, come ben sapete, non ho il dono del controllo di tutto ciò che dico e tantomeno è il dono di essere sintetica. Ecco qua, le creme, io vi faccio vedere in questo caso quella alla rosa, ma in realtà hanno tutte quante 5 foglioline verdi, il che significa, come potete vedere, mi auguro, che sono tutti pallini verdi, tranne dei pallini gialli alla fine dell'inci, che rappresentano più che altro le profumazioni. Comunque sono, cioè, non sono cose che danno fastidio all'interno dell'inci, ecco. Poi ovviamente c'è chi ha la pelle ipersensibile e può dare fastidio anche alla profumazione in quel caso. Comunque gli inci sono ottimi e costano tutte quante intorno ai 3,49 euro se non erro. Oddio, non mi ricordo. Comunque non hanno un prezzo esorbitante, poi sono 50 ml, quindi correte se le trovate. Poi ho preso l'anti, come si chiama, l'anti che? Il contorno occhi sempre alla rosa canina, questo qua, che pure costava intorno ai 2 euro, 1,99 euro mi sembra. Ho detto vabbè, lo voglio provare. Ho preso pure l'olio, questo qua che è l'olio anticellulite. Questo qui praticamente ho visto sull'app Beautiful 5 oli tutti quanti ottimi, quindi tutto pallini verdi. Sì, è un olio da massaggio cellulite, sì, credici Rosa. Contiene estratti naturali accuratamente selezionati che esercitano un'intensa azione rassodante. Con me non ce la fai, però purtroppo io ci provo sempre. Infatti sta spaventato sto coso in mano a me.
massaggiare sulla pelle umida 2 volte al giorno. Vabbè, comunque è un olio anticellulite, vi faccio vedere velocemente la confezione. Ecco qua, vedete? È una bella pompettona, di olio, sono 100 ml, ok? Poi ho preso anche, avevo visto il video della Swamp, Nadia, se non erro, ti saluto, se per caso capiti inciampi in questo video. Ho preso questo qua che è uno scrub di questa linea Beauty Elements by Sien. Io ho preso la profumazione Onyx, ma c'erano altre 2 profumazioni. Ragazze, io sono andata, cioè, a occhi chiusi, cioè, a occhi chiusi, a naso chiuso in questo caso, perché non, io non è che non sono abituata ad andare come fanno gli altri nei negozi, ad aprire tutto e sniffare come se non ci fosse un domani. E quando sono tornata a casa, però, ho sentito la profumazione e sono stata felice di averla presa perché è ottima. Quindi shower scrub, praticamente io ho notato che non è solo uno scrub, fa anche un po' effetto bagnoschiuma perché è molto schiumogeno, e poi è abbastanza delicato, comunque ve ne parlerò perché ne avevo bisogno. Questo qui ha un inci accettabile, sono 3 foglioline pro arancione in questo caso, quindi non è proprio sto granché, però si può fare. E poi, pezzo forte, ho preso degli elementi per il make-up. Come Rosa poteva fare a meno di prendere cose di trucco? Ho preso questo fondotinta qua. Non ho trovato l'inci, però sinceramente non vi so dire se l'inci è accettabile o meno. E la colorazione 010 Shell, la colorazione più chiara. 3,99 € e volevo provare com'è perché sinceramente se è un buon fondotinta ve lo voglio far sapere, voglio vedere pure se mi trovo bene io perché veramente per quello che costa insomma ne vale la pena. Poi ho preso questi, ce la fai? Ce l'ha fatta, questi rossettini. Questi rossettini qui sono, per come ho capito, per come ho sentito, hanno un buon inci. Adesso attualmente non l'ho trovato sull'applicazione, però dicono che comunque l'inci è buono, dura 24 mesi. E ho preso queste 3 colorazioni che sono, vi faccio vedere, Velvet Ruby, quindi rosso, Berry Passion, un color appunto. Come posso dire, sì, Berry, grande rosa. C'hanno un profumo meraviglioso. Una vaniglia proprio delicata, delicata. Guardate quanto è bello questo. Ok, questo è il Berry, sarebbe il numero 12. Poi c'è il 13 che è Velvet Ruby, sarebbe il Rouge. Un attimo che ve lo faccio vedere. Il numero 15 Nude Brown, il profumo ragazzi è celestiale. Io in un tentativo di registrazione precedente ve li avevo anche desnudati in diretta e vabbè, non fa niente. Comunque avevo tolto la pellicoletta perché sono tutti protetti dalla loro pellicoletta. E niente ragazze, io spero che questo video vi possa essere utile, cercherò di caricarlo il prima possibile. Io non so se ci fate caso, ma sto piena piena di raffreddore. Infatti ho girato oggi un tag, cioè avevo il naso color peperone praticamente, ma penso che il tag lo metterò più in là. Vabbè, basta. Io vi ringrazio per aver guardato il video, sto per cedere perché mi si sta, diciamo, otturando tutto. Prima di chiamare Mister Muscolo Idraulico Gel, basta, Rosa, smettila. E ci vediamo alla prossima se avete il coraggio di ritornare. Mi auguro di sì. Un bacione, ciao!